Buonasera, oggi è il pigiama day, praticamente sono in pigiama da stamattina, sì, e me ne vanto con il mio bel pigiamino di Primark verde menta e ballo pure perché Megan sta ascoltando le canzoni dello Zecchino d'Oro. Questa è quella della Tarantola o qualcosa del genere. Finalmente è arrivato il momento, ragazze, di aprire le valigie, una è lì, la vedete, e tirare fuori tutte le cose che ho comprato giù a Napoli. Arrivo! Invece Gabriele pensa che devo mettere via le cose che insomma avevamo portato in viaggio. Siamo scesi con una valigia e siamo tornati con tre. Va bene, vado. Number one, ragazze. Giacchina, bellissima. Questo cos'è? Questo è giacchina, giacchina. Queste in realtà quindi sono tre giacche. Queste due sono dello stesso colore. Questo è il cappottone che in realtà avevo comprato qui. Cappottone che ho comprato giù. Cappottone che ho comprato giù. Questo è sempre lo stesso. Oh my god! Che spettacolo è! Poi sotto c'è una nuvola. Quindi in questa valigia ci sono solo questi, perché praticamente fanno volume naturalmente, non c'entrava altro. E adesso piano piano devo cercare di sistemarli nell'armadio o nella cabina armadio, vediamo, perché occupano spazio appunto, oppure li potrei mettere nell'altra cabina ancora, quella che ho vicino alla vanity. Più che altro mi sa che mi mancano le stampelle, cioè ce le ho quelle sottili, o forse vanno bene quelle di velluto di Primark, vediamo quali sono più resistenti insomma. Number 2, la prima l'ho svuotata. Qui c'è un po' di cosine. Fatemi sapere se volete il video haul. Ora continuo, che qui c'è musica, non si capisce una mazza. Allora, ragazze, praticamente sto facendo questo lavoro. Sto prendendo tutte le giacche, giacchine più corte, le levo dall'armadio e lascio praticamente qui quelle più lunghe perché mi serve spazio. E queste qui le metto nell'altra cabina così che non toccano per terra, non tocchino per terra. E ora qui risistemo un attimo, tolgo le cose più leggerine che alla fine avevo lasciato qui perché di spazio ce n'ho, così che possa inserire tutti quei cappotti. Mamma mia, quanto peso! Allora, sto flash lo devo togliere, lo so, scusate, mi è partito da solo, comunque, ma come parlo, è partito da solo, proprio toscano, vabbè. Stavo dicendo, ecco, riequilibriamo subito le origini. Comunque, sto facendo le cime di rapa e mia mamma mi ha spiegato perché quando vado da lei vengono buonissime e quando le faccio qui fanno cagare. Lei mi ha detto, ma te come le pulisci? Mi ha detto, no, 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 te devi prendere solo la parte centrale. Ora io ho preso la parte centrale, praticamente è uscito solo questo da un fascio enorme, però pace, voglio vedere se effettivamente questa cosa che dice lei, questa teoria è valida, perché secondo me invece non c'è proprio la materia prima giusta qui. E vi faccio vedere, c'è lo stendino Superstar, gli Actimel scaduti, ok. Praticamente questo era il fascio intero di roba che io ho buttato perché ne erano tantissimi, li abbiamo puliti con Megan, vero amore? Sì. E adesso voglio vedere se la teoria di nonna è Forse vera quello o già. se... Forse quello è proprio amaro perché è giallo. È vero, no, ma nonna Maria dice che le foglie grandi sono amare, normale, devo provare con quelle piccole. Vediamo se c'ha ragione. Buongiorno ragazze, venerdì mattina. Oggi iniziano i saldi, il 5 gennaio. Che combinate, fatemi sapere. Io poco penso. Questo fine settimana devo andare a cambiare delle cose da Primark e dovremmo passare anche all'IKEA. Sono curiosa di vedere cosa hai che è in saldo, sinceramente. Scusate la voce, ma non posso urlare, Megan sta dormendo. E che volevo dire? Per quanto riguarda lo shopping, a livello di abbigliamento ho già fatto grossissimi danni in campagna. Quindi qui mi regolerò un po' di più e oggi mi piacerebbe girarvi tanti video, però devo dire che dopo tutte le cose che ho da fare in casa arrivo a un certo punto in cui sono stanca e non riesco a farlo, ma oggi devo assolutamente farlo, altrimenti poi dovrò farlo sabato e domenica, ma avrò altre cose da fare e poi non vedo l'ora di farlo, veramente. Ho tante tante idee, solo che il tempo è una cosa così, ti passa tra le mani, davanti e non te ne accorgi neanche. Va bene, ci aggiorniamo dopo perché non mi sentite altrimenti. E anche oggi pulizie, ora mi sto dedicando al soggiorno, appena passato briciola e adesso stavo dando una sistemata alla mia scrivania e è un macello, ragazzo. Cioè non ne esco veramente perché ho delle cose da finire di
di work in progress di alcune pareti, quindi ho tutte le cose, ho messo tutto in un cestino di Maison du Monde. Grazie amore, poggiamelo lì. Megan è una bravissima aiutante, che la scrivania è in vetro, quindi ci passo quello per i vetri. E nulla, domani mi sa che almeno riesco a lavare per terra. Avevo paura che me lo spruzzavo. No amore, ho spolverato tutto, Briciola è stata bravissima, mi ha fatto 3 stanze e ancora batteria, top. Infatti la voglio sfruttare ancora un altro pochino magari sopra. Scusate che sto inquadrando, non lo so. Pensavo anche che questo fine settimana bisogna smontare l'albero. E ecco, quindi non mi conviene lavare per terra prima di aver smontato l'albero. Guardate quanto è bella questa decorazione, questa candy cane, la adoro. Non so se avete visto il mio albero, sì, c'è un video dove vi faccio vedere. Questi sono nuovi, non so neanche se li avete visti. Questo l'ho preso a Chicago, infatti è Illinois. Questo ci vuole sempre. E va bene, poi dobbiamo togliere anche le vetrofonie, Megan, vedi questi qui? Di questi ve ne avevo parlato in un video, che è Gamis, dovrebbe essere già online. E sono le vetrofonie, uno è questo, quel video non so in realtà se si vedeva, un altro è questo, l'orsetto polare. Poi c'è scritto Merry Christmas, troppo carino. E va bene, io spolverò un altro pochino. Ragazzi, ho acceso questa Yankee Candle, non avete idea di che profumo c'è in questa casa. Cioè, questa è una tarte, adesso si è sciolta, insomma. C'è un profumo paradisiaco, cioè non la ricordavo così forte. Mamma mia, veramente tanto. Questa dovrebbe essere quella... Aspettate se la trovo, ve la faccio vedere. Allora, io non mi ricordo se è questa, la Clean Cotton, ma mi sa di no, fatemi sentire. No, non è la Clean Cotton, no? E quest'altra, ho messo un sacchettino, la Shea Butter. Oddio, non si vede, aspettate, perché ce l'ho. Questa comunque, chi la conosce, la riconosce. La Shea Butter è una delle mie preferite, insieme a quella all'aloe. C'è qualche cosa di... Mamma mia ragazzi, devo accedere più spesso, anche perché ne ho diverse qui nel sacchettino, vedete? Ancora da usare. Allora c'è, vediamo cosa c'è. C'è la Vanilla Cupcake, che ora sa di quell'altra in realtà, perché erano troppo vicine. Ora le separo un po'. C'è la Wedding Day, sa di fiori. Fiori buoni però, perché a me tipo di solito la rosa, questa roba qui non mi piace. Aspetta, però potrebbe essere anche Soft Blanket, questa che sto... No, Soft Blanket è diversa. E poi quale altre ho? E poi ho la Baby Powder, che è questa. Che c'è? Uffi, ragazze, avrei dovuto girare dei video, però... Dice, stai spavalanzata sul divano? Sì. Ora mi stavo per alzare, per andare, perché Megan sta giocando col babbo e tutto. A parte che sono stanchissima, però la voglia di girarli mi faceva alzare. Comunque. Mi sono accorta che non abbiamo l'acqua. Cioè, sono andata a fare la spesa l'altro giorno all'Eurospin, ma tendo a non prendere l'acqua lì perché è troppo dura, non mi piace. Però avevamo una stecca intera, finita. Una mezza bottiglia ora. Se non esco, sono le 7:15, un macello, siamo senza acqua. Pensavo di andare al Penny Market, che è quello più vicino, non lo so. Altrimenti no, più vicino ce n'è un'altra ancora. Alzati, vestiti e vai. Non succede niente, non si muove, è tutto fermo. Allora, spiegatemi questa cosa, perché io non l'ho mai capita. Come cavolo funziona a far sbrinare il vetro? Cioè, ora ho messo tipo anche l'aria condizionata. Dov'è? Qui. Però con l'aria calda. Però insomma, un po' di risultati ci sono. Pochi. Se la spengo che fa? Va uguale? Forse è meglio con l'aria... Me lo spiegate nei commenti? Perché veramente... A parte che sì, no, vedi, con l'aria condizionata l'aria era calda, perché senza è fredda. E magari fa anche un po' prima. Forse è meglio se lo... Non riesco a capire se fa prima con l'aria condizionata o senza. Per logica dovrebbe far prima, no? Vediamo, spegniamola. Ma questi sono i problemi della vita, ma sono veramente problemi, perché quando la mattina devi andare a lavorare e c'hai minuti contati per arrivare, per fare tutte le cose che devi fare perché sei una working mom, è un macello, ragazze. È un macello perché sapete come si fa, come si va? Di mano! E poi ti gocciola tutto in macchina e tua figlia ti dice mamma, mamma. E
c'ha ragione la bambina. Dietro invece, vabbè, ho acceso l'altro coso, come mi sta andando. Va bene, fatemi sapere nei commenti come far sbrinare il vetro velocemente. Ora, se non mi muovo, chiudo pure il supermercato e stasera siamo senza acqua. Berremo dal rubinetto. Scusa. Qui non ci serve nulla. Allora, panini al latte volevo prendere. Forse è meglio di no, però. Vediamo qui. Il popolo dichiara il suo amore per te. La misteriosa principessa. Che film stiamo guardando? Scarpe. Una principessa che indossa scarpette di cristallo. Si presenti testè a palazzo. Tete. Testè? Se la fanciulla vorrà. Senza indugio. Egli è pronto a sposarla. Sei la sposa, amore. Non suggerire. È Cenerella. Cenerella. E adesso Cenerentola, pubblicità, cioè non ce la posso fare con la pubblicità. Siamo così abituati con Sky. C'è la pubblicità, oddio, la TV. Va bene, stiamo guardando Cenerentola. Gabriele in realtà sta russando. Mega, riesci a prendere il telecomando piano piano, così abbassiamo un po' il volume? Fammi il video. Vai. L'ha preso? No. Ce l'ha lì. Tira fuori i campioni che c'è in te. Collezione Calciatori Panini 2017-2018. E quindi nulla. Oddio, è cascato. Noi ci stiamo guardando Cenerentola. Stasera sta facendo alla Rai. L'avevamo già guardato. Quanto l'avevamo visto, Mega, noi al cinema? L'abbiamo visto al cinema un po' di anni fa. No, un po' di anni fa, quando è uscito. Quanti anni fa era? Due anni forse. Mega, che stai facendo? Oddio, so come mettermi. Ecco così. E poi dopo si va a Nanna. No. Domani, come vi ho scritto su Instagram, è il weekend, cioè questo è il weekend più weekend di tutti, perché è l'ultimo dopo le feste, sono state belle, cioè belle importanti quest'anno, nel senso sono state tante, neanche tante, perché le feste, le ferie non sono mai troppe, però insomma, e quindi... Quindi niente, il weekend più weekend di tutti. Sarà durissima, ragazzi, ricominciare lunedì. Però come vi dicevo sempre su Instagram, in qualche modo si farà, non lo so come. Help me. Anche Mega deve tornare a scuola, vero amore? No, niente scuola, casa. No, no, si torna a scuola, si torna al lavoro. In realtà proprio Gabriele già sta lavorando da diversi giorni, passa il piede. E quindi, niente, io ora vi saluterei. Questo sarà un video vlog piuttosto breve, anche perché poi domani vorrei cominciare appunto quello del fine settimana, che sarà molto interessante, anche c'è tante cose da fare anche questo fine settimana, e magari se vi fa piacere vi portiamo con noi. Se il video vi è piaciuto lasciate un like. Sai pure like te. Mamma mia, senza parole. Iscrivetevi al, questo non lo sai, iscrivetevi al mio canale. Al mio canale, buona fortuna! Buona fortuna! Ciao!